Nel 2006 era iniziato in Abruzzo un percorso per risanare il sistema sanitario, approvando in accordo con il governo nazionale un pesante piano di rientro dal debito pregresso e strutturale. Percorso che si è bruscamente interrotto con la crisi istituzionale del luglio 2008, che ha portato alla nomina di un commissario. La CISL Abruzzo denuncia che nel 2009 la politica sanitaria è stata annullata, procedendo solo con atti ragionieristici di tagli che hanno abbassato il livello di assistenza senza realizzare il programmato piano di rientro. E la posizione della CISL praticamente è quella di contestare il metodo usato dal commissario e quindi dall'assessore Venturoni nel far scendere dall'alto, insomma nel carrere dall'alto, questi piani industriali senza che ci sia stato un metodo di partecipazione, di concertazione con le parti sociali. Per cui noi chiediamo comunque che questi piani vengano rivisti e ridiscussi insieme alle parti sociali, ma non tanto dal commissario ridicolo che svolge la sua funzione di guardiano dei conti della sanità, ma piuttosto dalla politica. La CISL chiede che le ASL siano portate a 4, che gli ospedali provinciali siano messi in rete con poli di eccellenza per dipartimenti in ogni presidio o in quelli più grandi. La territorializzazione dei servizi sanitari extra ospedalieri, utilizzando anche i piccoli ospedali, che i medici di base gestiscano i posti letti ospedalieri di piccoli ricoveri e che le aziende siano ridotte a 2, L'Aquila e Chieti.